Ho dato il mio numero telefonico e solo uomini e una ragazza mi hanno contattato. Questo video diciamo che si va a discostare rispetto a quelli che faccio di solito, in cui vado a indagare quella che è la realtà umana, e cioè che cosa è l'umano per me, quali sono i suoi comportamenti e vado a osservare quali sono, diciamo così, le sue caratteristiche etiche. In questo video vado a informare i miei iscritti, il mio pubblico, ma anche le persone che eventualmente vedono per la prima volta questo canale, che io un po' di tempo fa ho trasmesso il mio numero telefonico di cellulare chiaramente sotto forma di video, a voce ovviamente. E quello che è successo è che sono stato contattato da quasi tutti gli uomini e una sola ragazza che vive in Puglia. Basta. Non ho avuto una donna in più o una ragazza in più che mi avesse scritto qualcosa. Per carità, non ce l'ho con gli uomini perché chi mi ha contattato sono stato contento di rispondere e di mandare un messaggio oppure di parlarci attraverso una telefonata. Però mi è dispiaciuto che solamente una ragazza pugliese mi abbia contattato. Avrei preferito che ci fossero state due, tre in totale di donne che mi eventualmente contattavano. Ciò purtroppo non si è verificato e un po' sono rimasto, diciamo così, amareggiato. Quindi ripeto, se qualche ragazza, se qualche donna che ha visto questo canale di YouTube volesse contattarmi, lo può fare, senza però chiamarmi perché magari non posso rispondere, perché probabilmente sono impegnato, può però messaggiarmi o quindi mandarmi un SMS, uno di quelli vecchi, oppure direttamente su WhatsApp. Il mio numero è sempre lo stesso, 333 1063 818. Basta, non c'è nient'altro da dire. Un video breve questo per far sapere quindi che se sei donna o ragazza puoi scrivermi, non avere paura. Se sei uomo puoi farlo, però preferisco chiaramente parlare con una ragazza o con una donna, anche perché voglio confrontarmi e voglio, diciamo così, aprirmi a questo mondo che conosco fino a un certo punto e vorrei magari avere più possibilità di scoprirlo e di capire meglio come è fatto e le sue caratteristiche etiche, quindi morali. Detto ciò, grazie a tutti, grazie per la visione, grazie per l'ascolto, un saluto caro da Leandro, iscrivetevi e al prossimo video.